arriva dopo anni di impegno da parte della SASI e delle amministrazioni che si sono succedute, il depuratore di Gessopalena. Il taglio del nastro è stato affidato al presidente della società acquedottistica Gianfranco Basterebbe, al direttore dell'ERSI Nunzio Merolli e al sindaco Mario Zulli. Il presidente Basterebbe ha annunciato che, grazie all'utilizzo di fondi europei e regionali, presto si potrà inaugurare l'impianto ubicato nel comune di Fresa Grandinaria e il collettamento Lama dei Peligni Taranta Peligna, nonché i depuratori nei comuni di Furci, Tollo, Villa Alfonsina, Fossa Cesia, Torino di Sangro, Scerni, Castiglione e Fara San Martino. E questo coincide con altri 8 depuratori che stanno tutti a termine e quindi arricchisce ancora di più la depurazione che stiamo svolgendo. Sempre su questo tema stiamo in approvazione con una conferenza di servizi per la sistemazione di ulteriori 70 depuratori e quindi diciamo che sull'aspetto depurativo tanto è stato fatto. Il sindaco Zulli ha evidenziato che si tratta di un'opera importante che va a colmare un vuoto che si trascinava da anni. La nata storica è una conquista perché dopo 45 anni dalla legge Merli finalmente anche Gessopalena ha il suo depuratore. È un tassello in più in quello che è il progetto che l'amministrazione sta portando avanti con le sue partecipate, sia con Sasi che con Ecolan, proprio per potenziare quel circolo virtuoso a tutela dell'ambiente che appunto grazie alle partecipate stiamo portando avanti. Sicuramente un'opera necessaria, strategica e necessaria per Gessopalena per migliorare sia la qualità della vita dei cittadini ma soprattutto la salute. Sul depuratore sentiamo il responsabile tecnico della SASI Pio D'Ippolito e il direttore tecnico dei lavori, l'architetto Aurelio Falconio. Questo era il posto migliore per poterlo ubicare, sta vicino e accessibile, quindi è possibile fare gli interventi di manutenzione, di gestione, quindi diciamo che questo è un impianto di 2.000 abitanti equivalente, quindi per un comune dell'interno della nostra provincia di Chieti va benissimo, è un grosso successo perché questo comune non ha mai avuto un impianto di depurazione, non aveva nemmeno un fitodepuratore, una fossa IMOF. Si consta principalmente di un primo stadio dove avviene un trattamento diciamo grossolano, quindi da una grigliatura vengono eliminate tutte quelle sostanze o perlomeno quelle particelle solide che chiaramente non possono subire il processo depurativo. Dopodiché con un sollevamento vengono portati nel cuore dell'impianto. Il cuore dell'impianto è questa vasca. A questo punto poi il refluo, appena subito questo primo trattamento, subisce un secondo trattamento che è quello della sedimentazione. Queste acque che sono praticamente agitate dall'aria si tranquillizzano in una seconda vasca e avviene un processo di separazione. Sul fondo si depositano i fanghi e sulla superficie l'acqua depurata. L'acqua depurata poi avrà un secondo trattamento di disinfezione, chiaramente questa viene poi analizzata istantaneamente nella qualità e nelle caratteristiche e immessa nel corpo idrico recettore, cioè sul territorio. I fanghi invece che si depositano sul fondo vengono raccolti, vengono parzialmente essiccati e vengono poi centrifugati in modo da ridurne la presenza di acqua ulteriore, che quest'acqua viene poi rimessa in testa all'impianto. Mentre per quanto riguarda la polvere di questi fanghi viene poi raccolta e smaltita secondo rifiuto speciale.